In studio, amici miei, abbiamo in studio nel giorno dell'anniversario di un anno dalla guerra, anche se qualcuno dice che la guerra è iniziata molto prima, che ti hanno mandato delle foto, vergognati. La sopravvissuta alla strage di Odessa, Olga Ignatieva, buonasera qui negli studi, buonasera. Buonasera a tutti, con la bandiera russa, che schifo. Tu, Parenzo, che non sai fare il tuo mestiere, a sfregiare i morti dell'invasione dell'Ucraina, maledetti. Oggi è anniversario di riunione le terre russe. La signora dottoressa, scusi, sì. Giusto per non per precisare. Scuso. Allora, aspetta. Solo per precisare, solo in Italia una stronza di questo livello può venire a fare propaganda putiniana in una radio nazionale. No, solo in Italia. Qui non c'è propaganda. Perché se qualcuno a Mosca usasse dire Putin Putin verrebbe arrestato. Lei è l'unica stronza che può venire qui a sputare su Zelensky. Ma guarda, tu devi essere denunciato con l'ambasciata stronza russa. Denunciamo. Vaffanculo. Posso dirti nell'ordine? Per me nell'ordine. Io adoro Putin, capito? Io amo il popolo russo, ma non in particolare amo russi che sono stati arrestati a Mosca perché hanno protestato contro l'invasione dell'Ucraina. Io sto con quei russi lì. Non con una stronza come te, Questo è. Sei tu quello che tu dici. E in Ucraina vi stanno facendo un culo così. In Ucraina vi stanno facendo un culo così. Dovevate conquistare Kiev un anno fa, dovevate uccidere Zelensky. Non avete fatto per fortuna nulla. In sua patria, Russia, perché Kiev è madre delle città russe. Schifosa. E sarà sempre così. Sei tu così. E la Moldavia rimarrà indipendente. E adesso ci riprenderemo pure la Transnistria, pure la Transnistria ci riprendiamo Allora, dobbiamo sottolineare che la signora Ignatieva... Ma dimmi te, ti metti sta stronza in studio con la bandiera degli occupanti. Sì, incredibile. Con la bandiera russa per sempre, ricordala. È come sventolare la bandiera nazista. Non si può dire, dai, La bandiera russa è anche la maglietta dell'Unione Sovietica. Però, esatto. Oggettivamente, oggi la Russia... E anche la cosa di San Giorgio. Nastro San Giorgio. Ma è il nastro dell'invasione questa cosa. No, nastro liberazione dal nazismo. Ma tutta l'invasione, l'invasione. Ma che tutta l'Europa è nazista? Non c'è nazismo in Europa. Guerra mondiale. Questo simbolo. Ma perché non vi vogliono gli ucraini? Questo simbolo non vi vogliono? Di liberazione popolo ebreo. Tu, Parenzo, lo senti? Non vi vogliono. Allora, perché gli ucraini non vi vogliono però? Beh, gli ucraini, la maggior parte degli ucraini non vogliono nazismo. Ma io nel Donbass non ho visto applausi ai carri armati di Putin. Io nel Donbass siete ancora lì impantanati. Occhi, perché chiudi occhi? No, perché questo è quello che vi raccontano a voi. No, è questo che raccontano a voi, perché comunque, io ce l'ho gli amici. Fai una cosa, quando vai all'ambasciata russa di David Parenzo, ha detto che Putin è un pezzo di merda. Glielo vuoi dire? Glielo vuoi dire da parte mia? Diglielo. Te l'ho promesso. Ha detto che Putin è un pezzo di merda. Traducilo in russo. Di argomenti. Come si dice pezzo di merda? Come si dice pezzo di merda in russo? Non lo voglio usare. No, non voglio usare parolacce. Tu sei pastilca di Biden, capito? Che? Tu sei tappeto su cui puliscano piedi di Biden. Meglio essere tappetino di Biden piuttosto che tappetino di Putin. Tappetino di Putin, a Putin non servono tappetini, li apprezza. Ma non c'è democrazia in Russia, signora Ignatieva, non c'è nessuna democrazia in Russia. C'è, perché sono trasmissioni. Pis di Putin. Lei è rifugiata politica in Italia, signora. Cosa fai? Mi avveleni? Cacciatela via. Cacciatela. Rifugiata di chi? Di chi è rifugiata questa? Europeo riconosce stragi naziste in Ucraina. Cacciatela dall'Italia. Se potessi votare in Italia, chi voteresti? Tra il partito chi voteresti?
Rizzo, dei comunisti, chi voterebbe? Sinceramente non mi fido neanche. Meloni assolutamente, perché destra per nulla. Fedelissima di Zelensky. No. Guarda, non è fedelissima, lei fa ordine di America, quindi quando si dica no, non fare, quando si cambia vento, lei andrà a stringere mano a Putin, perché questi non hanno sue opinioni e non hanno neanche ideale, fanno quello che fa comodo. Com'è morta la Politkovskaja, scusa? Politkovskaja è stata uccisa da suoi padroni americani. Non è stata già utile, sua morte era molto utile per loro, perché lei è traditrice del suo popolo. È stata uccisa dai filo putiniani, dai padroni suoi. Quando lei incontra l'ambasciatore russo in Italia, che tra un po' se ne va fuori dal cazzo, non ti preoccupare. L'attuale l'ambasciatore russo tra un po' se ne va fuori dal cazzo e ne arriva un'altra. Se ne va fuori. Gli dica pure, con questo linguaggio diplomatico mio, che Parenzo ha detto che i sicari di Putin hanno ucciso la Politkovskaja. Glielo dico, i sicari. Ma come fai? Mi avveleni? Che fate? Cosa fai adesso? Chiami l'ambasciatore e mi fai avvelenare? Era nato per lei? Che cos'era nato, signore? Perché avvelenate le spine del sole del mondo? Guerra in tutto il mondo, tu sei anche serve di NATO. Il mondo serve di NATO, che tradisce il suo popolo ebreo. Perché Svezia e Finlandia vogliono entrare nella NATO? Le piace il professor Orsini? Le piace tante cose che lui dice. Sottolineiamo questa cosa qua. Che cos'è che le piace in particolare del professor Orsini? Sentiamo. Putin è un grande statista e che deve occupare tutta l'Ucraina. Deve liberare tutta l'Ucraina da ucronazisti. Quella bandiera che porta questa bandiera è bandiera della vittoria a Kiev, e sarà così. Lei apprezza il professor Orsini, diciamo questo, mettiamo le cose. Mi piace sottolineare alcune cose. Lei vuole la bandiera russa a Kiev e lei apprezza il professor Orsini. Lei Zelensky come lo giudica, signor Zelensky? È un drogato pupazzo. Ma non si può dire una cosa del genere, ancora cosa è drogato pupazzo, a cui amano così come Parenzo, perché non hanno sua opinione. Ecco così. Benissimo, perché... Leonardo da Modena, in questo uno. Io mi auguro che arrivi la polizia, la sbatta Leonardo fuori dalla 24. State perdendo la guerra, state perdendo la guerra, è un anno che lottate contro piloti americani spaparanzati. A lei conferma che c'è NATO? Con il telecomando vi stanno distruggendo, stanno pilotando a migliaia di chilometri di distanza, vi stanno distruggendo e non avete neanche l'idea di cosa sta succedendo. Certo. E voi sareste la prima potenza mondiale. Siete niente, avete perso potenza, siete prima potenza mondiale. Uno contro tutti, Fabio da Roma, vai. Olga Ignatieva contro l'universo mondo, vai. Fabio, lei deve tornarsene a casa di corsa. Guarda, io decido da me dove tornarmi, capito? Lei sta qui, non ha diritto, mamma mia, poverina, non fai isterica, si mostri che non ce l'hai argomenti. Giovanni da Piacenza, andiamo avanti, c'è molta rabbia. Giovanni da Piacenza, dimmi, uno allora, contro tutti, in onore di chi sapete. Neanche l'uno per un milione dei russi che attuali, perché la maggior parte non vogliono questa cazzo di guerra e non la pensano come la signora. Il signor Putin deve tranquillamente andarsene a fare in culo. Russi sanno che fanno, stanno liberando sue fratelli stessi russi ribattizzati violentamente da polacchi. Molto bene, Francesco da Roma, vai per chiudere. Olga, vai a fare in culo i tossici di merda. Questo è un affare vostro che piacerebbe fare. Io vado a fare e dire la verità. Io combatto per la verità. Ma scusami un po', e auguro scusami tutti un po'. Con anniversario mi fai parlare, di partenza. Ma l'Ucraina quanto cazzo mai è stata russa? Lo sai che c'è stato un referendum nel 91? Vabbè. E compreso Scusami un attimo, Putin ha detto recentemente però che è a favore della famiglia tradizionale, contro i gay, esatto. Ma che è giusto, scusa, non ho capito. Esatto. Per me sì, perché valori tradizionali apprezzo anch'io. Ma che c'è? La famiglia tradizionale contro lui, che ha tre famiglie, quello
l'Occidente è perverso, ha detto che l'Occidente è perverso, ma c'hanno mille famiglie, amanti, cose. Scusate, ma diciamo famiglie e famiglie, ma quando in Occidente vogliono fare legge, prendere legge per fare sesso con animali, ma chi? Ma dove vogliono fare sesso con animali? Vergogna! Se ne vada, fermi tutti. Cacciala via. Sono Ezio Baratta, Chief Information Officer di Calia Italia. Creiamo divani per il comfort dei nostri clienti, portando il design italiano da Matera in tutto il mondo. Dal 2019, per le nostre telecomunicazioni, ci affidiamo a Vianova, con cui condividiamo i valori dell'eccellenza e del rispetto del cliente. Per rilassarvi con le vostre...